romane. Non di posso chiederti vigno. Perché buono, Nero Buono il nome. No, questo, no, no, questo ve lo posso questo... dire, cioè, su Nero Buono e di Cori vi posso dire un po' tutto, insomma. No, parlavi quindi... della parte, diciamo, storica romana. Sì, la parte storica, cioè, si perde un po'. Gli etruschi, romani, preromani, popolazioni, insomma, latine, o... questo non lo so, ecco. Però su vabbè, Nero vabbè, Buono e di Cori vi posso dire un po' tutto, anzi, quando mi date qualche minuto... Come no? Spero di non annoiare, tu... ma ne potrei parlare. Insomma. Prego, prego. Tutto tuo. Allora, Nero. Nero perché è un vitigno che se si fosse chiamato Rosso Buono di Cori avrebbe stonato, insomma. Perché a parte che il grappolo è scuro, l'acino è molto, molto scuro anch'esso, ma nei profumi, nei sapori, nei riconoscimenti che vi troviamo all'interno quando beviamo un vino a base di Nero Buono di Cori, troviamo cose scure, troviamo frutti di bosco scuri, troviamo il pepe, troviamo la liquirizia, se ci sono note minerali, riconosciamo la grafite, per esempio, cioè è molto scuro nei profumi, nelle caratteristiche, insomma, organolettiche che fanno sempre ricordare frutti o spezie o altri, insomma, altri elementi scuri di colore, ecco, quindi portano sempre a anche un po' selvatico, insomma, quindi ricorda anche un po' il sottobosco, ma sottobosco appunto quello coperto, quello dove il sole ci filtra appena. È molto scuro nei profumi e chiaramente nei colori. Buono perché esiste un altro vitigno che c'ha un nome similare, insomma, adesso non si coltiva quasi più, non si chiama Nero ma si chiama Moro, che è il Morone. Anch'esso è nel registro nazionale dei vitigni, un vitigno penso d'origine etrusca, diffuso in Toscana, nel Lazio, ma questo Morone ha la particolarità che tanto buono non è, insomma, quantomeno per fare il vino. Ha un acino un po' troppo grosso, pochi tannini, pochi colori, produce tanto, ecco, fa grosse produzioni, era coltivato ancora, ma ancora ce n'è un po', comunque nel dopoguerra lo si trovava nelle parti più interne dei castelli romani, cioè da Frascati verso l'entroterra, quindi Zagarolo, Monte Porcegatone, Colonna, Monte Compatri, nell'entroterra c'era ancora gli anziani vignaioli. Io lavoro più che, cioè, parlo molto con anziani vignaioli perché vabbè, ho collaborato con musei, eccetera, insomma, quindi mi occupo un po' del passato. E gli anziani mi dicono che insomma, il Morone durava al massimo fino a Pasqua, ma non faceva un gran vino, insomma, quindi il Morone è in qualche modo un nero cattivo, mentre il Nero Buono di Cori è buono perché da origine, insomma, ha un vino molto buono, è poco produttivo e fa un vino più concentrato, quindi per questo è buono. Anche in Puglia, anche in Puglia c'è un famoso nero, no? Nero di Troia. Sì, quello è, vero, non so. Un ottimo prodotto. Veramente sì, molto piace bene. Anche a me, in effetti. A parte che a noi ci piace tanto tutto poter vino. A metti ci piace, però, ecco. Magari si potrebbe fare una comparazione Nero Buono contro Nero di Troia. Ma neanche dire contro, perché contro sembra una cosa, nel senso, in paragone. Mettiamoli sul tavolino e poi facciamo uno sforzo, assaggiamo un altro. Maurizio, il Nero Buono, io conosco una cantina che non citerò perché sarebbe solo quella. Vuoi raccontare tu quali sono le cantine, visto che si trovano in una zona piuttosto piccola, piuttosto ristretta dal punto di vista proprio geografico, quali sono le cantine che lavorano il Nero Buono, sto pensando alla Puglia. Ecco, dobbiamo un po' andarcelo a cercare. Sono praticamente tre a Cori, anche se nell'ultima domanda che ho fatto proprio in occasione di questa degustazione al presidente della cantina sociale del luogo, lì la cantina Cincinnato, insomma, ho chiesto a Nazareno Milita, il presidente, quanti fossero gli imbottigliatori di Nero Buono, lui mi ha risposto 5. Poi ci siamo fermati lì, insomma, non gli ho chiesto chi fossero gli altri due, ma le tre cantine storiche sono appunto la cantina sociale di Cori, che è Cincinnato, uno dei pionieri del Nero Buono di qualità, insomma, che desse origine a vini di qualità, che è Marco Carpineti, la cantina biologica che sta sempre lì a Molto famoso. Cori.
e la cantina Pietrapinta, ma tutte brave sì. persone, tra l'altro, hanno anche d'accordo tra di loro. Anche Pietrapinta è un'ottima cantina, posseduta insomma dalla famiglia Ferretti, quindi insomma Carpinetti, Ferretti e tutti gli altri che sono soci della cantina sociale del luogo, quella storica che è Cincinnata. Questi sono i tre nomi. Carpinetti poi ha fatto storia qui a Roma con la sua diciamo non dico mania perché sembra un po' troppo stile, diciamo, stile, di, stile. Esatto, di produzione molto biologico. Beh, sì. Strettamente biologico, sì. Secondo me fa dei prodotti veramente buoni. Lui è un pioniere in tutto, è un grande, no, è un grande personaggio. Di conoscerlo bene anche suo figlio Paolo, Paolo è stato pioniere, esatto, del recupero del nero buono, è stato pioniere del biologico. Adesso è pioniere anche di come si dice, dell'impatto zero, insomma dell'impronta carbonica, sì, sì, della sua azienda, che non solo fa biologico ma cerca appunto di non consumare troppa CO2, ma anzi come no? Siamo, di regalarla come no? al mondo, al siamo insomma, dei cultori l'altra. Dei cultori del risparmio energetico e del sì, consumo zero. Sta iniziando a usare insomma come si dice, le bestie da soma per lavorare la terra, sì, sì, abbiamo, sì, abbiamo un lavoro assicurato. Abbiamo un lavoro anche noi. ha reinnestato del nero buono su ceppi vecchia maniera, insomma ceppi dei suoi vigneti, cioè sì, proprio sì, con sì. l'innesto a spacco fatto da un vignaiolo anziano del luogo, e si è reinnestato il nero buono su ceppi a terra come si faceva una volta, insomma senza acquistare le barbatelle che come sapete sono questi due pezzi insomma di legno con la radice, certo, di vita, certo, americana, e l'innesto sopra già fatto di nero buono, per esempio. Lui sarà innestato da solo, insomma ecco, è pioniere un po' di tutto, anche del recupero appunto delle tradizioni oltre che del nero buono. Sai una cosa di lui, poi cambiamo discorso ovviamente, che a me è sempre piaciuto, che non si è buttato giù anche quando all'inizio non tutte le bottiglie gli venivano proprio bene bene bene, e lui invece ci ha creduto fortemente, sia lui che il figlio ci hanno creduto, ci ha avuto la tigna. E i risultati poi sono arrivati giustamente. Comunque, no, lo conoscete bene allora, perché se andate su Lavinium, vecchissime degustazioni, cioè ci sono delle mie degustazioni relative a vini del 97, del 98, che ancora non è che gli venissero insomma tanto bene, no, c'era struttura, c'era materia, erano concentrati, che ci sarei impegnato, però ancora dal punto di vista organolettico erano... Ma secondo me non aveva messo a punto un po' tutta la situazione, però è anche bello quello, no? Quando uno vuole fare qualcosa di nuovo, tu mi insegni che non difficilmente divere bene alla prima ondata. Infatti, è stato pioniere, e insomma ecco, non è che c'era letteratura no. sul nero buono a cori, ha dovuto fare un po', lavorare in modo empirico, provare, come diceva qualcuno, in un film, e alla fine insomma... ci è riuscito, e siamo tutti contenti, perché ecco, non solo lui, hanno lavorato bene anche le altre cantine, però insomma, i nero buono di adesso sono veramente godibili, pur sempre insomma tosti, tannici, a struttura il nero buono, ma sono veramente abbiamo citato Maurizio tra le cantine Cincinnato, che ha dei, al di là della qualità del vino ovviamente, ma anche una delle cantine italiane secondo me con i nomi dei vini più belli, se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, ecco, le ultime da un po' di anni hanno scelto questi nomi mitologici come appunto nomi dei loro vini, e a me piacciono, sì, i vari Castor, Polluce, io li trovo, qualcuno ha detto che il genio è nelle cose semplici. E condivido, perché appunto loro hanno i nomi dei vini, a parte l'eleganza dell'etichetta, è un tema che Radio Perbacco ricorre, perché noi abbiamo ospite fisso il presidente dell'Associazione Italiana Collezionista Etichette di Vino, e devo dire, nonostante io e Luca abbiamo innumerevoli anni dietro le spalle, non ci eravamo mai soffermati troppo sull'abito della bottiglia. E invece, grazie appunto al presidente, abbiamo scoperto anche un po' il piacere dei vestiti delle bottiglie. E Cincinnato ha questa eleganza quasi minimalista, sì, nelle, sì, bottiglie, oltre ai nomi appunto delle stesse.
sì, che condividiamo. Concordo, insomma, sono veramente belle quelle che hanno iniziato ad usare, non so, pochi anni fa, forse le prime del 2011, mi pare che ha detto il presidente. Comunque sono veramente belle. Etichetta bianca, dove appena, sì, no, sì, appare, sì, il contratto di bravissimo, leggero, leggero, della cantina Cincinnato, ma si vede appena appena, insomma, che sotto c'è un foglio scritto e poi sopra semplicemente il nome del vino, l'annata. Consigliamo ovviamente di assaggiare e i vini di Marco Carpinetti e il suo Capolemole nella versione bianca e rosso. Beh, buono, buonissimo. Che è un vino che non è affatto, no, non è affatto, no, male. E i vini di Cincinnato e i vini del, mi hai citato un'altra cantina che adesso mi sfugge. Pietrapinta. Avevo associato con Pietra Porzia, sì, che è un'altra cantina, quindi Pietrapinta mi era non l'avevo memorizzato. Maurizio, ma Pietrapinta, come gli altri, fa tra l'altro, ecco, un nero buono in purezza che si chiama proprio nero buono, e un altro un po' più, insomma, elaborato, il vino rosso di punta loro, che si chiama Colle Amato, sempre a base di 100% nero buono. Nero buono, che immagino sia una che faccia legno, che di solito i vini Il Colle Amato, sì, anzi, Colle, guarda, se vogliamo tornare un po' indietro nel tempo, un tempo ne faceva troppo di legno, vedi, il Colle Amato. Okay, okay. Ecco, anche loro hanno fatto appunto sperimentazione e alla fine hanno trovato un equilibrio. Non, ma amiamo i primi Colle Amato, insomma, erano belli, belli legnosi, tosti, speziati, morbidi, pure fin troppo morbidi, insomma, a volte sciropposi. Adesso invece hanno trovato un bel equilibrio e il Colle Amato è un gran bel vino. Maurizio, ti ringraziamo molto. Luca, vuoi, sì, no, aggiungere, no, qualcos'altro al nostro? Aggiungo che spero di che magari ti possiamo disturbare ancora una volta. Quando per parlare, per parlare con noi. Ecco, per dirla tutta, io conosco meglio i vini del Lazio, insomma, per il resto d'Italia magari sarà il caso di coinvolgere Roberto Giuliani, che è il direttore editoriale di Lavinium, che è molto preparato, molto più preparato di me su tutto il resto. Ah, cioè, ma noi, noi lo telefoniamo, ah, sì, 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 noi, sì, lo telefoniamo molto volentieri. Noi, guarda, per disturbare la gente siamo, ma noi siamo bravissimi. Fino siamo a quando non ci denunciano. Dopo. Sì, sì, no, infatti. Poi subito prima della denuncia, non in due anni, no, no, vero, non ancora, non so, appena arriva la denuncia noi ci fermiamo. Perché siamo anche un po' vigliacchi. Molto vigliacchi, molto vigliacchi. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Ciao, grazie a voi. Maurizio Taglione, da lavinium.it. To make you feel my love.